Noi su questi tratti di manutenzione straordinaria prevediamo di fare un rifacimento completo di tutti gli strati della pavimentazione, a partire dalla base, quindi con fresatura fino allo strato di base, rifacimento della stessa base, del binder e del tappeto d'usura. Nelle vecchie gallerie noi prevediamo di fare dei ripristini corticali del calcestruzzo ammalorato, riposizionamento della segnaletica verticale, rifacimento degli impianti di illuminazione a LED e l'inserimento del cosiddetto profilo redirettivo che consente di migliorare gli standard di sicurezza. Attualmente noi teniamo attivi 5 cantieri dove si sta facendo operazioni di manutenzione straordinaria e teniamo complessivamente un centinaio di mezzi con altrettanti uomini che stanno lavorando su tutti e 5 questi cantieri. L'insieme di questi interventi si svilupperà dunque in un arco di 5 anni e ha un budget molto consistente per la Salerno Reggio Calabria, oltre 1 miliardo di euro. Noi ci prendiamo cura dei piani viabili, della segnaletica orizzontale e di quella verticale, miglioriamo le protezioni laterali installando le nuove barriere di sicurezza di tipo ANAS che offrono migliori prestazioni, specie per la presenza del dispositivo salva motociclisti. Interveniamo sulle opere d'arte andando a garantirne la conservazione e la durabilità delle strutture. Adeguiamo anche tutte le sistemazioni idrauliche e le protezioni sulle scarpate all'evoluzione continua dell'assetto idrogeologico del territorio che attraversa l'infrastruttura. Interveniamo inoltre sugli impianti tecnologici con un sistema all'avanguardia che abbiamo chiamato Smart Road, che garantirà sia una maggiore possibilità di controllo da parte del gestore sul traffico, sui trasporti eccezionali o sui mezzi che in generale la percorreranno, sia ci consentirà di erogare servizi di infomobilità agli utenti che la attraversano. L'obiettivo ovviamente è quello di garantire in questo arco temporale un miglioramento continuo della sicurezza e del comfort del viaggio sulla nostra strada.